Occupiamoci ora di questa struttura costituita da due tronchi e ci proponiamo, attraverso il principio dei lavori virtuali, di individuare alcune delle reazioni vincolari, dei vincoli di questa struttura. Cominciando, ad esempio, dalle reazioni dell'incastro, e dunque dalla X con A, reazioni presunte, Y con A e il momento incognito, M con A. La struttura si presenta come struttura isostatica, abbiamo un numero totale di gradi di libertà pari a 3 per tronco, quindi 3 per 2 tronchi, 6. Il numero dei vincoli semplici, 3, 5, 6. La struttura è certamente isostatica, il primo tronco è vincolato all'esterno con un incastro, quindi è inamovibile, è certamente fisso. Il secondo tronco è collegato al primo mediante questo doppio pendolo, ma il primo tronco, abbiamo detto, è fisso. Il doppio pendolo è come se fosse fissato all'esterno. E allora, il doppio pendolo impedisce certamente gli spostamenti orizzontali. Il carrello in C impedisce gli spostamenti verticali, quindi questo tronco non può traslare né in una direzione né nell'altra. E inoltre il doppio pendolo impedisce anche le rotazioni. Quindi la struttura è isostatica. E allora, cominciamo a determinare la reazione, ad esempio, X con A, degradando il vincolo incastro a un doppio pendolo. In questo modo. Ecco, disponendo il doppio pendolo con asse verticale, viene a mancare la reazione orizzontale dell'incastro, che allora andiamo a inserire arbitrariamente qui, X con A. E quindi dobbiamo un po' valutare gli eventuali spostamenti di questa struttura, che è diventata labile. Infatti abbiamo ora solo 2, 4, 5 gradi di vincolo, 5 vincoli semplici. Potremmo dire che il centro di rotazione, ecco, se pensiamo ai centri di rotazione 1, 1, 2 e 2, primo tronco, secondo tronco, il centro di rotazione relativo, sono allineati, perché il centro di rotazione assoluto del primo tronco è il punto improprio di questa direzione. Quindi potrebbe essere, ad esempio, il punto all'infinito che va verso l'alto, qui. 1 all'infinito. Il centro di rotazione assoluto del carrello si trova anch'esso su un punto di questa retta e potrebbe anche essere un punto all'infinito. Il centro di rotazione di questo doppio pendolo si troverà sulla retta orizzontale, il punto improprio della retta orizzontale. Allora, questi tre punti che si trovano tutti e tre all'infinito sono allineati. Questo punto che si trova è il punto improprio di questa direzione. Il centro di rotazione di questo doppio pendolo, che sarà il punto improprio di una retta orizzontale, quindi un punto all'infinito, è il punto improprio di questa retta verticale. Quindi abbiamo tre punti, immaginiamo questi tre punti allineati a distanza infinita. E allora vediamo se in questa struttura ci sono spostamenti. Tracciamo i soliti due assi e consideriamo gli spostamenti verticali, delta, e quelli orizzontali, eta. Ci sono spostamenti verticali. Questo primo tronco non si sposta certamente verso il basso o verso l'alto, perché questo pendolo con l'asse in verticale impedisce questi spostamenti. Questo secondo tronco, anch'esso, non può avere spostamenti verticali che sono impediti da questo carrello. E dunque potremmo dire che questi due tronchi restano nella posizione di partenza. Primo tronco e secondo tronco non subiscono alcuno spostamento. Passiamo agli spostamenti orizzontali. Il primo tronco, per effetto della posizione del primo pendolo, del doppio pendolo, può spostarsi verso destra. Spostamento che viene trasferito dal primo al secondo tronco, da questo vincolo intermedio, e il carrello pure consente questo spostamento, a destra o verso sinistra. Quindi ci sarà uno spostamento di tutti i punti della struttura di pari entità. Possiamo rappresentare questo spostamento con questo diagramma. Primo e secondo tronco. E chiamiamo eta questo spostamento. La risultante di questo carico sarà Q grande Q per L. Allora, l'equazione dei lavori. Il lavoro prodotto dalle forze agenti sulla struttura per effetto di spostamenti infinitesimi e virtuali deve essere zero. E allora, spostamenti verticali non ce ne sono, quindi questa forza Q non produce lavoro.
spostamenti orizzontali ce ne sono, l'unica forza che può produrre lavoro è questa, la X con A. Potremmo dire dunque che c'è un lavoro X con A per questo spostamento ita. Bene, questo lavoro deve essere pari a zero. Sia questa forza che questa forza risultante del carico Q sono evidentemente non producono lavoro. Da questa equazione risulta evidente che X con A è zero, quindi la componente orizzontale della reazione dell'incastro è nulla. Questa reazione qui è pari a zero. Bene, proviamo a determinare il valore della Y con A. In questo caso disporremo un doppio pendolo con asse orizzontale, in maniera tale da poter poi inserire una forza incognita che è la nostra Y con A. Il doppio pendolo reagisce col momento e con forza orizzontale. Manca la reazione verticale e la sostituiamo con questa forza incognita, Y con A. La struttura è labile, abbiamo 2, 4, 5 vincoli semplici, può spostarsi. E il primo tronco risulta evidente che, data la disposizione di questi vincoli, può traslare verso l'alto e verso il basso. Quest'altro tronco, il secondo, non può spostarsi, non può traslare né verso l'alto né verso il basso, perché i movimenti di traslazione verticali sono, seppur consentiti da questo vincolo, sono impediti dal carrello. Spostamenti orizzontali non possono essercene perché sono impediti da questo vincolo esterno. Il carrello consentirebbe spostamenti orizzontali, ma il tronco, il secondo tronco, è collegato a questo doppio pendolo che non può spostarsi orizzontalmente per effetto di questa, della presenza di quest'altro doppio pendolo. Vabbè, allora proviamo a tracciare i diagrammi degli spostamenti orizzontali ita e verticali delta. Allora abbiamo detto, il primo tronco può spostarsi verso il basso o verso l'alto di una quantità arbitraria delta. Questo qui è il primo tronco. Questo è lo spostamento delta. Il secondo tronco non si sposta e quindi rimane fisso. Spostamenti orizzontali, né il primo tronco né il secondo tronco possono subire spostamenti orizzontali. E dunque il diagramma è un diagramma di questo tipo. Primo tronco coincidente con il secondo tronco. E allora proviamo a scrivere l'equazione, la somma di tutti i lavori prodotti dalle forze per effetto degli spostamenti virtuali infinitesimi, delta L è 0. Abbiamo la Y con A, che compie lavoro per effetto di questo spostamento che va verso il basso, quindi direzione opposta alla X con A, quindi mettiamo meno per delta. Non ci sono altre forze verticali, ovvero ci sarebbe questa forza qui, chiamiamola Q1, uguale a Q per L. Questa forza qui, chiamiamola Q con 2, uguale sempre a Q per L, Q per L, Q per L, area del diagramma. Ma queste forze sono, sì, sono verticali, ma il secondo tronco, che è quello sul quale agiscono, non si sposta, quindi il lavoro non è zero, non compiono lavoro. Allora, questa equazione è uguale a zero, da qui ricaviamo evidentemente che Y con A è zero. Quindi anche la reazione Y con A dell'incastro è nulla. Bene, ci proponiamo ora di determinare la reazione del carrello, chiamiamola Y con C. E allora ridisegniamo questo schema, aboliamo, sopprimiamo il carrello e lo sostituiamo con una forza incognita. E allora abbiamo questo schema qui. Inseriamo in C la forza incognita Y con C. Allora, cinematismo di questa struttura. Evidentemente il primo tronco è fisso, non si muove, cioè è incastrato, non può muoversi assolutamente. Questo doppio pendolo è come se fosse incastrato con la terra, con l'esterno. E allora guardiamo il secondo tronco. Questo doppio pendolo consente spostamenti verticali, non orizzontali e né rotazioni, solo verticali. E questi spostamenti non sono impediti da nulla. Abbiamo tolto il carrello, quindi il secondo tronco si sposta. E allora possiamo avere questi spostamenti verticali, rappresentati da questo diagramma. Il primo tronco rimane immobile e il secondo tronco può spostarsi di una quantità arbitraria delta, che è questa quantità qui. Ci sono spostamenti orizzontali, quindi spostamenti ita. Il primo tronco è sempre fisso, il secondo tronco è vincolato col doppio pendolo al primo.
Il doppio pendolo impedisce questo tipo di movimento, quindi spostamenti orizzontali e rotazioni, quindi non ci sarà alcuno spostamento orizzontale e il diagramma è questo. Primo tronco coincidente con secondo tronco. E allora proviamo a scrivere l'equazione del lavoro. Delta con L è uguale a 0. Quali sono le forze che compiono lavoro per effetto degli spostamenti verticali del solo secondo tronco? Il primo tronco è fisso. E c'è questa forza Q1 uguale a Q per L. E la risultante Q con 2 è uguale sempre a Q per L. E questa reazione qui. Allora vediamo un po'. La forza Q1 compie lavoro per effetto di questo spostamento. Chiamiamo H a questo punto. La forza Q con 2 compie lavoro per effetto di quest'altro spostamento, chiamiamo K a questo punto. La forza Y con C compie lavoro per effetto dello spostamento del punto C. Questi spostamenti in H, in K e in C sono tutti uguali e valgono delta. Il diagramma è infatti costante. E allora questa equazione diventa Q1 per delta più Q2 per quest'altro spostamento ancora delta. E ora questa forza va verso l'alto, questo spostamento del punto C va verso il basso, quindi versi opposti, lavoro negativo, meno Y con C per delta, tutto questo è uguale a 0. Il termine delta può andare via, rimane che Q1 più Q2 meno Y con C è uguale a 0. Ma Q1 quanto vale? Q per L, quindi scriviamo Q per L, Q con 2 vale ancora Q per L, quindi più Q per L, meno y con c uguale a 0, da qui ricaviamo che y con c è uguale, portiamo questi due termini dall'altra parte che diventeranno negativi, ma anche qui c'è un segno negativo, quindi tutti i segni diventeranno positivi. E allora abbiamo due volte QL. Ecco, questo è il valore dunque della reazione in C. Possiamo scriverlo qui. Y con c è uguale a due volte QL. Ecco, infine ci proponiamo di individuare la reazione, il momento dell'incastro A, M con A. E quindi dobbiamo sostituire all'incastro un vincolo che reagisca con una forza verticale, con una forza orizzontale, ma non al momento. E allora, il vincolo che soddisfa queste condizioni è la cerniera, che reagisce con forze verticali e orizzontali, con forza verticale e orizzontale, non a momento, per cui applichiamo un momento incognito M con A. E allora guardiamo un po' questa struttura, che è labile. Infatti abbiamo 2, 4, 5 vincoli semplici. Vediamo un po' gli allineamenti dei centri assoluti e relativi. Il centro assoluto del primo tronco è qui, nella cerniera. Vediamo gli altri centri di rotazione. Il centro di rotazione relativo tra il primo e il secondo tronco è il punto improprio di questa retta. Ora, se noi consideriamo fra le infinite rette parallele che condividono lo stesso punto improprio, che è quello di questa direzione, se consideriamo questa retta che attraversa, passa anche per l'asse di questo carrello, e noi avremo quindi che il centro 1, 2 e il centro 2 e il centro 1 si trovano allineati lungo questa direzione. Centro 1 assoluto, centro 2 assoluto, il centro di rotazione relativo fra i due tronchi si trova, è il punto improprio di questa direzione qui. E dunque i tre centri sono allineati. E allora possiamo avere degli spostamenti. E tracciamo i diagrammi degli spostamenti verticali, delta, e orizzontali, eta. Qui abbiamo il centro di rotazione 1. Qui il centro di rotazione 2. Ricordo che come avviene lo spostamento, la rotazione relativa tra due tronchi collegati da un doppio pendolo. Siccome il centro di rotazione relativa del doppio pendolo è all'infinito, l'angolo che formano i due tronchi non sarà un angolo qualsiasi, ma sarà un angolo di pari a zero. Cioè due tronchi ruotano in questo modo, ma mantenendosi tra loro paralleli. Quindi non c'è questo tipo di rotazione nel doppio pendolo tra i due tronchi, ma questo tipo di rotazione. E allora
Questo l'abbiamo visto in tanti altri video precedenti che si invita ad andare a vedere. Allora, il primo tronco può ruotare intorno al punto 1 di una quantità, di un angolo arbitrario che chiamiamo φ con A. Abbiamo detto, i tronchi primo e secondo tronco, per effetto del doppio pendolo, si mantengono paralleli. Il centro di rotazione è questo, il 2, e dunque qui avremo una rotazione di questo tipo. Questo è il secondo tronco. I due angoli, φ con A e φ con C, chiamiamoli, sono uguali. Potremmo anche tracciare un diagramma relativo agli spostamenti orizzontali. Punto A, punto 1, la rotazione del tronco avrà direzione perpendicolare a questa. Quindi abbiamo questa rotazione qui. Ma anche il secondo tronco ruota intorno al punto 2 che coincide col primo e l'angolo di rotazione è sempre lo stesso, quindi dobbiamo disegnare un secondo tratto di diagramma perpendicolare a questa direzione. E allora, primo e secondo tronco possiamo dire che coincidono, e questo in realtà è il primo e il secondo tronco, primo tronco e secondo tronco coincidenti. Questo è sempre l'angolo φ, φ con A, uguale a φ con C, eccetera. E allora vediamo un po' di impostare questa equazione. Delta con L uguale a 0. Lavoro nullo per effetto degli spostamenti virtuali di configurazione di questa struttura. E allora, quali sono le forze che compiono lavoro? Ricordiamoci che qui c'è una risultante Q1, che vale sempre QL, e qui ancora una risultante Q2, che vale sempre QL. Il momento ruota in senso antiorario. Questo tronco l'abbiamo disegnato così, ruota in senso orario. Abbiamo un lavoro negativo, quindi meno m con a per φ. O mettiamo il termine a. Gli angoli φ con a, φ con c sono tutti uguali, quindi scriviamo semplicemente φ. Però poi c'è il lavoro prodotto da Q1. Se questo è il punto H, abbiamo questo spostamento, che chiamiamo delta con H. La forza Q va verso il basso, lo spostamento è verso l'alto. Abbiamo un lavoro negativo, quindi meno Q1 per delta con H. Che è questo spostamento qui. E poi c'è questa forza. Questa forza va verso il basso, lo spostamento del punto, chiamiamolo K, va verso l'alto, quindi verso opposto, e allora ancora lavoro negativo, meno Q con 2 per delta con K, che è questo spostamento qui. E allora vediamo, delta con H lo possiamo scrivere come, se guardiamo questo triangolo rettangolo, la misura di questo cateto per la tangente dell'angolo φ che coincide con φ stesso per movimenti, per spostamenti infinitesimi. Questa misura è pari a metà di L più L, sono 3 mezzi di L, quindi 3 mezzi di L per φ. Quest'altro spostamento, e allora questa misura da qui a qui è L. Questo cateto, guardiamo questo triangolo rettangolo, questo cateto è uguale a quest'altro cateto che vale L mezzi, quindi delta con K è uguale a L mezzi, questo cateto per φ. Sostituendo, qui avremo Q1 vale Q per L, per delta con H, cioè 3 mezzi di L per φ, meno Q2 vale ancora Q per L, per delta con K che vale L mezzi per φ. Tutto questo è uguale a 0, il termine φ è comune a ai tre termini, possiamo eliminarlo. E facendo un po' di operazioni possiamo scrivere che meno m con A, scrivo meno m con A, meno Q per L al quadrato per 3 mezzi. Meno Q per L al quadrato, mezzi. Tutto questo uguale a 0, allora meno m con a, questi termini negativi possono essere tutti trasformati in termini positivi moltiplicando ambo i membri per meno 1. Quindi m con a è uguale a meno qL quadro per 3 mezzi, meno, stiamo portando questi termini dall'altra parte, quindi diventa negativo, meno qL quadro mezzi. E quindi è facile arrivare a questa conclusione, qui abbiamo 2 al denominatore, meno 3 QL quadro meno
QL quadro. E quanto fa? Meno 3, meno 1, meno 4. Quindi M con A è uguale a meno 4 QL al quadrato fratto 2. E cioè, semplificando, meno 2 volte QL al quadrato. E questo è dunque il valore del momento in A, dove, attenzione, qui abbiamo un segno negativo, vuol dire che questo verso ipotizzato, in realtà è sbagliato, il momento M con A è orario. E il valore è questo. Q2QL al quadrato. Non scriviamo il segno meno qui, non lo riportiamo. Il segno meno ci serve qui per capire se il verso che abbiamo ipotizzato è giusto o è sbagliato. Se il segno è negativo, vuol dire che il verso che abbiamo ipotizzato antiorario era sbagliato. Il verso corretto è dunque quello opposto, cioè il verso orario. È inutile mettere qui segni. Bene, a questo punto possiamo dire che ci fermiamo qui. Abbiamo individuato le reazioni vincolari dell'incastro e del carrello C mediante il principio dei lavori virtuali. Buon lavoro.